Dopo un litigio con il mio partner mi sento spesso deluso, frustrato, svuotato. Entriamo insieme nel tema delicato della gestione dei conflitti, che è un tema cruciale per mantenere una relazione sana. Cosa possiamo fare per trasformare i conflitti in opportunità di crescita e migliorare la gestione dei conflitti nella coppia? Tuttavia, quando litigare diventa un'abitudine e i conflitti non vengono risolti in modo rispettoso, possono sorgere gravi problemi. Vediamo alcuni esempi concreti. Numero 1. Dopo una giornata stressante, uno dei partner accusa l'altro di non essere abbastanza presente nei momenti difficili. Viene meno la presenza e il supporto, la capacità di gestione dello stress e la solidarietà nella relazione. Numero 2. Durante una discussione su spese familiari, uno dei partner alza la voce e rinfaccia vecchi errori. Viene a mancare la risoluzione pacifica dei conflitti, la capacità di perdonare e la fiducia reciproca. Numero 3. Immagina un conflitto su decisioni importanti che vengono spesso rimandate, creando tensioni su cose non dette. Viene a mancare la gestione efficace delle decisioni, la sicurezza nelle scelte, la comunicazione trasparente. Cerchiamo di capire quali sono gli effetti, le cause e le paure. Il non affrontare i conflitti in modo costruttivo porta a diverse situazioni, come per esempio la perdita di fiducia, di rispetto, perché litigare senza rispetto danneggia la stima reciproca e la sostenibilità della relazione. Numero 2. Quando i conflitti non vengono risolti, si sviluppa un profondo senso di solitudine. Manca la complicità e la responsabilità condivisa. Numero 3. I conflitti non risolti si accumulano, creando risentimento. Le emozioni vengono messe a dura prova, togliendo la capacità di autocontrollo e viene a mancare l'armonia relazionale. Potremmo, per esempio, stabilire le regole di conflitto, definire delle regole su come affrontare i conflitti. Potremmo praticare la comunicazione non violenta, esprimendo in maniera pacifica i nostri sentimenti. Potremmo cercare compromessi. Trovare delle soluzioni che soddisfino entrambe le parti. Hai mai provato queste strategie? Ti trovi spesso intrappolato nei conflitti? È il momento di agire per trasformare i tuoi litigi in momenti di crescita e rafforzare la tua relazione. Mi chiamo Gianvito, sono l'artigiano d'emozione, sono un consulente in evoluzione personale ed emotiva e lavoro al fianco delle coppie genitoriali, dei sistemi familiari, della relazione tra genitori e figli, per portare all'interno della vita, personale o professionale, delle relazioni più sane. Se hai trovato utile questo video, iscriviti al canale, sostieni il mio lavoro di divulgazione, ma soprattutto è uscito il mio libro, La rinascita ribelle. Ti consiglio di acquistarlo. Troverai una storia molto emozionante sulla tua evoluzione personale. Un saluto.